Ciao ragazzi, riprendiamo dal punto dove avevamo finito l'altra volta. Avevamo parlato degli invertebrati, se vi ricordate, avevo detto cosa sono gli invertebrati, che sono eucarioti, pluricellulari, eterotrofi, e avevamo visto la prima classificazione. Di questa classificazione degli invertebrati avevamo visto i poliferi, avevamo visto i cenerentati e gli echinodermi. Qualche verme piatto, i molluschi, gli anellidi, se vi ricordate con la famosa metameria, i lombrichi che sono importantissimi per areare i terreni e per l'agricoltura. E infine ci rimangono da fare gli artropodi. Gli artropodi sono tutti quegli invertebrati che hanno un esoscheletro, cioè uno scheletro esterno, e pensate, rappresentano più dell'80% degli animali esistenti al mondo. Tra questi possiamo annoverare i ragni, gli insetti e i crostacei. Ebbene sì, i crostacei sono della stessa famiglia degli insetti, quindi non stupitevi se ora parlano tutti di cominciare a mangiare gli insetti, perché già è come se li mangiaste già gli insetti, perché fanno parte della stessa famiglia. Quindi la caratteristica di questi artropodi è il fatto che non hanno un scheletro interno come noi, ma hanno questo esoscheletro. L'esoscheletro è scheletro esterno, duro, che noi possiamo vedere negli insetti. Hanno dei muscoli all'interno di questo scheletro molto potenti, che permettono grandi salti o permettono addirittura il volo. Si riproducono sessualmente e possono fare delle metamorfosi. La metamorfosi più famosa è proprio quella della farfalla. La metamorfosi è la formazione, o meglio, la trasformazione in forme giovanili, che noi chiamiamo larve, in quelle che diventano poi delle forme adulte. Sono famose le larve, per esempio, di zanzara. Troviamo negli stagni, nelle pozzanghere, che poi diventano, per l'appunto, sembrano dei piccoli vermini, invece poi diventano le zanzare che vengono a farci diventare pazzi durante la giornata estiva, perché ci vengono a pungere proprio per nutrirsi del nostro sangue. Altri insetti che fanno le metamorfosi sono, per esempio, i coleotteri, cioè quegli insetti bombati come gli scarabei, quelli fanno, sono fino allo stadio giovanile, sono delle larve, solo successivamente diventano gli insetti che conosciamo. Ma soprattutto la trasformazione più famosa possiamo vederla nelle farfalle, cioè la forma giovanile della farfalla sono le famose larve, o i famosi bruchi, come li chiamiamo noi, è meglio chiamarle larve, che si nutrono di foglie, di vegetali e si trasformano rapidamente, cioè diventano sempre più grandi, finché a un certo punto si fissano in un posto che loro giudicano protetto e formano una pupa, cioè un bozzolo duro che viene formato dalla bava della larva stessa e dopo un tot di tempo, che può essere da 1 a 3 settimane, avverrà quello che si chiama lo sfarfallamento, cioè questo bozzolo si apre ed esce l'insetto adulto. Questa è una prima fase dello sfarfallamento, la farfalla esce a poco, poi spiega le sue ali, le fa asciugare e alla fine andrà a volerà via la forma adulta della farfalla, già capace di riprodursi, cioè di fare le uova che poi porteranno di nuovo alla formazione di una larva, di un bruco. Vi volevo fare vedere meglio come sono fatti questi artropodi. Abbiamo innanzitutto vari tipi di artropodi, cioè il filum degli artropodi comprende vari sottofilum, ok? Ricordate del filum, ovvero quando abbiamo fatto la classificazione classe, filum, ordine, genere, specie e così via. Il filum artropode quindi ha un sottofilum che si chiama crostacei, quelli che conosciamo, quelli che ci mangiamo, i granchi, le aragoste, un sottotipo che si chiama uniramia, cioè sarebbero i millepiedi, ok? I millepiedi che sono questi qua, i centopiedi, i millepiedi,
e anche gli insetti. E poi un altro subfilum che comprende gli aracnidi, i famosi ragni, ok? E i merostomata, che sono i trilobiti, sono un particolare tipo di artropodi che assomiglia di più ai crostacei primitivi. Quali sono le caratteristiche degli insetti? O meglio, le caratteristiche degli artropodi, perché ora sappiamo che gli artropodi non sono soltanto insetti. Intanto la simmetria bilaterale, come noi, quindi è possibile dividere il corpo in due parti uguali. La metameria, cioè che era già, se vi ricordate, caratteristica di altri invertebrati, come gli annelidi. Vedete, la metameria significa che è fatto di tanti pezzettini, questo animale è fatto di tanti pezzettini tutti uguali per appunto i metameri. L'esoscheletro, l'abbiamo già detto, è lo scheletro duro che sta all'esterno, e delle appendici articolate, cioè delle zampe che loro sfruttano per vivere. Quindi, quali sono i caratteri che sono distintivi in particolare tra gli artropodi degli insetti? Cioè sono divisi in setti, cioè in regioni. In particolare gli insetti, cominciamoli a capire meglio, perché l'insetto non deve essere soltanto quello che ci fa schifo. L'insetto deve essere visto con occhi scientifici. Cioè perché? Perché la conoscenza ci aiuta a classificarlo e non averne paura, ma anzi guardarli con l'occhio dello scienziato, quindi con voglia di la voglia di conoscerli meglio e capire meglio come sono fatti. Sono divisi quindi in setti. Questi setti, cioè queste grandi regioni, sono il capo, cioè la testa e comprende le antenne, il torace e l'addome. Ok? E un'altra caratteristica degli insetti è avere, vedete, 2, 4, 6 zampe. Ovviamente non tutti, ma la stragrande maggioranza ha la presenza di ali. Vi faccio vedere meglio come è fatto un insetto, ma voi questa presentazione la trovate, ve la levo. Abbiamo una testa, capo con le antenne, l'occhio composto che poi vedremo cos'è, il torace, cioè la parte centrale, che è diviso in vari segmenti toracici, poi abbiamo le ali, anteriore e posteriore, e spesso ci sono delle cose che si chiamano elitre, che sono delle zone dure che coprono le ali. Vi faccio vedere un esempio di elitra. Queste fanno parte della mia collezione personale di insetti. Non so se riuscite a vederli. Eccoci qua. Spegniamo questa luce, ci dà un po' di fastidio, non è quella della finestra che ci dà fastidio. Vedete? In questo insetto centrale, che si chiama Rictes nasicornis, queste che noi vediamo gialle sono le elitre che coprono queste qua che sono le ali. Vedete? Riuscite a vederle? Ok. E questo c'erano alcuni, molti degli insetti. Le zampe e poi i vari segmenti che compongono il torace. I cerci sono delle specie di antenne terminali che servono a stabilizzarne il corpo. All'interno del filum artropodi abbiamo detto la cassa degli insetti. Sono ovviamente gli invertebrati più evoluti, cioè evoluti significa che sono quelli più diffusi nel mondo, l'abbiamo già detto. Sono tra l'altro quello che riusciamo a vedere è che li troviamo in qualsiasi ecosistema, cioè in qualsiasi parte del mondo vai, troverai sempre degli insetti, sia nel bosco che in spiaggia, che in Italia, che in Svezia. Gli insetti sono degli animali che hanno colonizzato completamente il pianeta, più dell'essere umano che attualmente è uno degli animali più invasivi per il nostro pianeta. Ovviamente l'unico posto dove non troviamo i nostri insetti sono le profondità marine, ma scopriamo che troveremo altri tipi di artropodi. Ovviamente ci sono svariate forme e dimensioni degli insetti. Questa è una polifilla, che è un coleottero gigante, qualcosa di molto simile, pensate, si può trovare nella riserva marina, cioè nella parte terrestre della riserva marina di Capogallo. Questa è una larva di un altro coleottero, cioè questo qua quando è adulto diventa questo, ok?
E poi li possiamo trovare anche degli insetti molto piccoli. Guardate questa mosca che è grande quanto un chicco di riso. Oppure una pulce, che è un famoso artropode, che infesta gli animali che non vengono trattati con gli antiparassitari. Come si dividono questi insetti? Allora, hanno diversi regimi alimentari. Possono essere saprofagi, coprofagi, necrofagi, micofagi, ematofagi, zoofagi, entomofagi o fitofagi. Andiamo da quelli più facili, ok? I saprofagi mi mangiano, diciamo, parte di carne animale. I coprofagi sono quelli come il mio amico che non trovo più, insetto stercoraro, non so se riuscite a vederlo, che trasportano piccole palline di cacca, però non si dice cacca, si dicono feci. Fanno delle palline con le feci e le portano nelle loro tane per sostentarsi. I necrofagi, che sono tutte quelle larve, quegli insetti che si nutrono di animali morti. I micofagi, che sono quelli che si nutrono di funghi. Gli ematofagi, che sono i nostri preferiti, le zanzare, che quindi si nutrono di sangue. Zoofagi, che sono quelli che si nutrono di piccoli animali, cioè ci sono insetti che riescono a mangiare proprio dei piccoli animali. Gli entomofagi, che sono insetti che si nutrono di altri insetti, e vi mostro qua un pericoloso assassino. Questo pericoloso assassino è la coccinella. La coccinella sono insetti fondamentali per noi. Perché? Perché vanno a mangiarsi un parassita delle piante che si chiama cocciniglia. Poi ci sono anche altri insetti che si mangiano gli acari, e fitofagi, cioè gli insetti che si nutrono delle piante. Le forme larvali di quasi tutte le farfalle, cioè i cosiddetti bruchi, si nutrono di piante. Questi sono i tipi di insetti fitofagi. Ovviamente a me basta che voi sappiate questa distinzione tra i vari tipi di alimentazione. Questi ve li metto soltanto per farvi capire di che cosa si nutrono. Queste sono delle foto per farvi vedere come sono fatti, per esempio, guardate, la larva di maggiolino. Il maggiolino è il cosiddetto scarabeo. Queste sono delle larve che si nutrono del legno. E le larve che si nutrono delle varie piante, che sono ovviamente un problema per l'agricoltura umana. Questi sono i danni che fanno questi bruchi, vedete, alle piante. Questo è come è fatto invece l'esoscheletro degli insetti. Una versione, diciamo, in inglese, però è esattamente uguale a quella che vi ho messo in italiano, è per farvi vedere le tipologie. Per esempio, questa è la radiografia, tra virgolette, cioè come in questo disegno potete vedere come è fatta una cavalletta. Ok, questa è la loro forma larvale. L'esoscheletro è fatto da cuticola, epidermide e membrana basale, quindi è fatto da tre strati, questo scheletro esterno. E questa è una cosa che vi metto per curiosità, come è fatto quindi lo strato dello scheletro di un insetto, ma non c'è bisogno che lo imparate voi, è soltanto per farvelo leggere. Poi, un'altra cosa interessante è vedere come è fatta la testa di un insetto. Qua c'è l'occhio composito. Perché viene chiamato occhio composito? Perché se voi andate a vedere da vicino, vedete, è fatto da tanti piccoli, piccolissimi altri occhi. Loro mettono ognuno di questi piccoli occhietti, guarda una sezione di spazio, poi tutte queste sezioni di spazio vengono inviate al cervello e vengono rielaborate in maniera da creare un'immagine completa, quasi a 360 gradi. Questo invece è l'apparato boccale di un insetto, vedete? Sembra una cosa da niente, però come potete vedere è abbastanza complesso. Ci sono delle mandibole che sono
queste qua, una e due, che sono abbastanza complesse, un po' come quelle delle lumache, se vi ricordate, della radula. Mi serve per poter masticare, per esempio, delle foglie molto dure. Ovviamente, questo è come è fatto l'apparato masticatore. Vi ho fatto un disegno così che possiate vedere la parte della mandibola, qual è la parte del labbro, ok? E potete, per esempio, provare a riprodurre questo, diciamo, disegno della testa nel vostro quaderno e cercare un pochettino di colorarlo. L'apparato boccale ovviamente non ha solo le mandibole, ci sono alcuni insetti che hanno la proboscide, come i lepidotteri, per esempio, le farfalle, che vanno a infilare questa proboscide dentro i fiori per poter mangiare il nettare. Oppure ci sono dei ditteri, come sempre le nostre amiche zanzare, che tra poco non vedono l'ora di tornare, che hanno una specie di becco cavo che serve per perforare e risucchiare il sangue. Altra cosa molto importante e molto varia negli insetti sono le antenne. Qua c'è un'antenna vista da vicino al microscopio elettronico. Le antenne bipettinate, che sono famose nelle falene. Vi faccio vedere la mia collezione di falene. Alcune di queste hanno le antenne bipettinate. E pensate che in base alla forma delle antenne si possono addirittura classificare gli insetti. Io ritengo che gli insetti sono tra i miei animali preferiti, semplicemente perché ne trovi sempre di nuovi e sempre di bellissimi. Questo è come è fatto un torace di un insetto. Vedete, ha una forma molto complessa. È quasi impossibile riuscire a inventarsi con la fantasia una forma così articolata. Le zampe, che servono agli insetti per fare grossi salti, e pensate che sono quasi fatti come noi. Anche noi abbiamo la tibia e il femore. Questa è la tibia, che rappresenta per noi l'osso che c'è tra il ginocchio e la caviglia, e questo è il femore. E questo per loro rappresenta il tarso, cioè il piede, ok? Come possono essere gli insetti in base alle zampe? Saltatori, nuotatore, questa è la famosa pulce d'acqua. Raptatorie, queste sono le mantidi religiose che cacciano altri insetti. Fossorie, questo è un bellissimo esemplare, pensate, di grillo talpa. Cursorie, che servono per il movimento, e prensili, che servono alcuni insetti parassiti. Questo è per farvi vedere come è fatto un'ala. Non mi interessa che imparate quello che c'è scritto, ma vi volevo fare vedere la curiosità della forma dell'ala. E anche le differenti tipi di differenti tipi di ali che possono avere gli insetti. Queste sono la differenza tra maschi e femmine. Vedete, se io non avessi questo o questo sistema che si chiama ovopositore, sarebbe un maschio, mentre le femmine hanno questa specie di, che non è un pungiglione in realtà, è solo una protuberanza dell'esoscheletro che serve per deporre le ossa. E questi invece sono i tipi di ali maschili degli insetti, ok? Sempre perché ci dobbiamo ricordare che sono a sessi separati, cioè si chiamano sia i maschi che le femmine. Questi sono i cerci, che possono diventare anche delle chele. E questi invece che noi vediamo proprio sono gli organi interni di un insetto, come potete vedere in rosa il sistema circolatorio, in verde il sistema digerente, in giallo il sistema riproduttore e in blu, quello che vedete in blu, è il sistema nervoso. Due parole su questo sistema nervoso, ragazzi. Se hanno un sistema nervoso, gli insetti, significa che provano dolore. Quindi anche là, quando ci accanniamo su un insetto perché lo vogliamo uccidere o perché ci dà fastidio,
Non dimentichiamo mai che sono animali capaci di provare dolore. Quindi non cerchiamo di evitare le crudeltà, ti strappo le ali, poi ti strappo le zampe. Bisogna sempre trattare gli animali vertebrati o invertebrati con estremo rispetto. Questo è un esempio del sistema muscolare. E un esempio vi ho messo del sistema nervoso. Anche questo non c'è bisogno che li andate a imparare, era soltanto per farvelo vedere, va bene? Gli organi di senso che sono importantissimi, hanno dei sensi tattili, cioè vanno sia al tatto, ma non dobbiamo scordare che gli insetti vedono e sentono pure. E hanno dei particolari recettori. L'occhio composto è quello che mi interessa, che vi andate anche questo ve l'andate a guardare. Vedete, hanno fino a 28.000 piccoli faccette, piccoli occhietti, ok? Per catturare le loro immagini. Le immagini, cioè catturare quello che vedono e rielaborarlo nel loro piccolo cervello. Questo è un esempio di sistema digerente. Guardate, questa è la gola e questo è lo stomaco. Questo è come avviene la digestione, ma questo nella presentazione che vi do non ve la metto. E basta, diciamo che quello che è molto importante è andare a capire negli insetti le varie tipologie. Cioè il fatto che c'è la forma larvale, il fatto che diventano degli adulti che possono completamente non assomigliare alla forma larvale, capire anche che cosa, che sono importantissimi per l'ecologia. Gli insetti, infatti, spesso e volentieri hanno un ruolo fondamentale nell'ecologia. Perché? Perché permettono innanzitutto quelli che si occupano di impollinare i fiori, permettono la riproduzione delle piante. Quelli che mangiano le carcasse morte permettono di fare sparire le carcasse degli animali morti nella natura. Tutti gli insetti hanno una funzione fondamentale, anche le zanzare. Non abbiamo capito quale delle zanzare, però anche quella è fondamentale. Guardate che carina, questa è una cicala, vedete, che esce da una sua muta, vedete? Questa è la vecchia cicala e da qua esce, o meglio, la forma giovanile della cicala e da qua esce una cicala appena formata. Mentre qua possiamo vedere la pupa e la farfalla che piano piano da crisalide, da pupa a crisalide, si trasforma in farfalla adulta. Queste le differenze, per esempio, tra insetti maschi ed insetti femmine. E basta, diciamo che a me interessa che voi impariate questo, quindi i tipi degli insetti, e l'insetto adulto fa le uova, le uova si schiudono e l'insetto si accresce formando varie larve successive, facendo varie metamorfosi, e alla fine, con una metamorfosi finale, con la metamorfosi finale, la larva diventa adulto e ricomincia il loro ciclo vitale. Questi sono esempi di insetti e di vita degli insetti. Questi sono parassiti delle piante che si riproducono in 10 giorni. Il maggiolino, cioè il famoso coleottero, si riproduce in circa 2 anni. E poi ci sono piccolissimi moscerini. Per esempio, guardate, questo è il moscerino delle ciliegie. E questo è il famoso moscerino della frutta, che non ci crederete, ma che da un punto di vista scientifico è forse l'animale più studiato al mondo. Hanno un'elevatissima importanza anche per quanto riguarda la trasmissione delle malattie. Pensate che ci sono due insetti che sono la zanzara anofele e la cosiddetta mosca zezè, che
hanno trasmesso al genere umano delle malattie molto gravi, quali sono per esempio la malaria e la febbre gialla. Quindi possono essere anche molto pericolosi non soltanto perché pungono o perché mordono, tra virgolette, ma anche perché alcuni di loro possono essere diffusori di microrganismi che fanno ammalare anche l'uomo o gli animali. Detto questo, volevo lanciare una challenge, finisco con gli insetti, ne parlo tanto perché mi piacciono, ma spero possano piacere anche a voi. Volevo lanciare una challenge, cioè mi piacerebbe che o fate una foto di insetti che osservate, oppure che mi fate un disegno di un tipo di insetto che vi ha colpito in particolare, che me lo possa tenere compito. I disegni più belli che fate di questi insetti o la foto più bella, prometto che la stampo, la stamperò e la appenderò qua dietro nella parete del mio studio. Ok? Provateci, studiatevi intanto questa lezione. Io ora vi metterò, potete leggere nel compito quali sono le pagine del libro e tra qualche giorno vi metterò un quiz per vedere se avete capito come sono fatti gli artropodi, in particolare tra gli artropodi come sono fatti gli insetti. Ok? Ciao ragazzi, buon lavoro!